Facoltà di intervenire il senatore Candiani, prego. Grazie Presidente. Il mio vorrei essere un intervento, lo definirei più di testimonianza che di contenuto, perché oggettivamente è difficile innanzitutto parlare di un provvedimento che data, e prendo il testo della legge, Presidente, 15 ottobre 2014, perché anche l'attualità, che peraltro resta un'attualità importante, ne condiziona notevolmente il contesto. Oggi purtroppo ci troviamo in una giornata che ha iniziato l'apertura della seduta con le commemorazioni degli attentati, l'attentato che si è svolto a Londra, e anche una riflessione su questo, e avevamo da discutere sul codice antimafia e su altri provvedimenti che però non sono pronti, e quindi si giunge a trattare questo argomento. Un argomento degno, assolutamente importante perché tutela una tradizione storica e una cultura, oltre che una coltura, che il nostro paese ha diffusa su tutto il territorio. Si va dalle sponde del lago di Garda fino ad arrivare alla costiera amalfitana, fino alla Sicilia o anche al Gargano. È certamente vero, e qui mi rivolgo al governo, che poteva e doveva essere approvato questo provvedimento fin dall'inizio. Vice Ministro Oliviero, lei è sempre presente al contrario del suo titolare, il ministro, come si chiama il ministro dell'agricoltura? Martina mi dicono, perché abbiamo perso il ricordo del volto, ci resta scritto da qualche parte sui giornali il nome, ma certamente non ci dispiacerebbe poterne godere della presenza, almeno per avere un confronto un po' più compiuto. Comunque il ministro Martina, se ancora è lui, avrebbe dovuto impegnarsi anche per non far brutta figura a dei suoi deputati, perché vede Vice Ministro Oliviero, io prima sono entrato e sono ritornato a guardare degli articoli che avevo letto a suo tempo. C'è un articolo che apparve sulla stampa nel 2014, all'indomani dell'approvazione del provvedimento, e leggo testualmente e cito, virgolette, recuperiamo e valorizziamo gli agrumeti caratteristici anche per difendere il territorio dal dissesto e dalla sua identità, la sua identità dall'abbandono. Lo affermano i parlamentari del PD Nicodemo, Oliverio e Colomba Mongiello, rispettivamente capogruppo e componente della Commissione Agricoltura della Camera, commentando l'approvazione in prima lettura della legge sugli agrumeti caratteristici. All'esito del lavoro di sintesi, tra le cinque proposte avanzate, due delle quali presentate dagli stessi, proseguono i medesimi deputati del PD. Ai titolari di queste oasi di biodiversità che si trovano sul Gargano, come sulla costiera amalfitana o lungo le coste della Calabria e della Sicilia, o affacciati sul Garda, garantiamo per tramite delle regioni un contributo finanziario di 4 milioni nel triennio 2014-2016, destinato a ripristinare, recuperare e salvaguardare gli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico. Ebbene, come dicevo, Vice Ministro, questo è un articolo del 15 ottobre 2014. La legge infatti è stata approvata in tale data e ce la ritroviamo qui in Senato esattamente 2 anni e mezzo dopo. Non per nulla nel provvedimento di legge sono stati apportati dalla Commissione delle modifiche, e cito testualmente l'articolo 6, dove al comma 2 era indicato che l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016. Ovviamente questo dice che il provvedimento, quando fu varato alla Camera, fu anche sostenuto da entusiasmo, ma è altrettanto evidente che questo provvedimento e il contenuto, a parte che nel cuore dei firmatari e di chi l'ha sostenuto come noi in commissione, al governo non interessava affatto. Perché? È un delitto, è un errore, è sbagliato, perché dipende evidentemente da un ministro dell'agricoltura che, a parte andare a farsi fare le fotografie e le comparsate in televisione, non ha realmente a coscienza e a cuore l'interesse delle coltivazioni del nostro territorio. Su questo c'è poco da fare, c'è poco da dire. Il provvedimento è qui, sarà approvato certamente oggi, anche con delle sbavature e anche con delle imprecisioni, perché prima il relatore
mi ha confermato che non c'è intenzione di modificare il provvedimento. Parole testuali del relatore, che invito a smentirmi nel caso contrario, altrimenti i tempi si dilungherebbero ulteriormente. Bene, cari amici agricoltori, tenete conto che il provvedimento è qua fermo non perché l'opposizione non lo vuole approvare, ma perché la maggioranza non lo ha voluto portare in approvazione fino ad ora. E nel momento in cui adesso viene portato in approvazione con anche delle difformità rispetto alla realtà, perché sono passati 2 anni e mezzo, e viene chiuso velocemente perché sennò si perde altro tempo, è un'ulteriore beffa oltre al danno. Non è un meccanismo serio di operare. Noi sosterremo il provvedimento, lo sosteniamo perché siamo assolutamente convinti della necessità di tutelare le coltivazioni caratteristiche, e aggiungo e dico al governo, anche se con le premesse che ho appena fatto ciò può avere un significato molto relativo, non ci si può fermare a una singola coltivazione. Guai a limitare la visione alla coltivazione degli agrumeti caratteristici e tipici, dimenticando la coltivazione della vite in montagna, piuttosto ancora di tutto quello che è la caratteristica che riguarda le erbacee o ancora le altre coltivazioni tipiche che abbiamo opportunamente inserito nell'ordine del giorno numero 1.100, come le castagne. Bene, a fronte di questo vorremmo realmente che si facesse una politica di sostegno dell'agricoltura, chiamiamola pure temeraria, agricoltura storica, un'agricoltura che va ben oltre i valori di mercato, ma che è radicata nel territorio proprio in quanto appartiene alla cultura di quelle terre, non limitandosi ovviamente a delle sollecitazioni. Già, perché Presidente, questo è un provvedimento che ha anche una sollecitazione. Mi compiaccio che al termine del provvedimento di legge sia stato inserito anche un richiamo, come regolamento prevede, alla petizione numero 380, perché leggo testualmente, presentata dal signor Francesco Di Pasquale: il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone, Caserta, chiede misure a difesa delle arance italiane. Questa è una petizione inserita, la numero 380, che è stata inserita nel provvedimento di legge in maniera corretta. Mi verrebbe da chiedere che sorte hanno avuto le altre 379 su altri argomenti e su altre questioni, ma dà il senso e l'idea di come, se ben attuato, il nostro sistema di legiferare consente anche ai singoli cittadini di poter avanzare delle petizioni e che queste siano poi ricomprese, diventino addirittura il pilastro su cui si regge un intero provvedimento di legge. È un peccato che questo sia inserito in un provvedimento che viene trascurato da 2 anni e mezzo. È significativo peraltro che ci sia stata questa sollecitazione, che non nasce quindi esclusivamente da interessi di categoria, ma nasce anche da una considerazione, e lo ripeto e lo ripeterò ancora nella dichiarazione di voto, che la nostra è un'agricoltura che ha delle peculiarità che devono essere difese, ha delle peculiarità che corrispondono anche alla storia, alla tradizione, al modo di vivere delle persone, perché il nostro territorio non è stato plasmato dalla natura nella sua autonomia, ma è un territorio che nelle sue bellezze, come lo conosciamo, deriva da una straordinaria commistione tra aspetti naturali e aspetti antropici, con le persone che con il loro lavoro, con l'agricoltura, hanno modificato e modellato il territorio fino a renderlo nella unicità in cui oggi lo conosciamo e che ci viene invidiata da tutto il mondo. Proseguiamo su questo provvedimento e, ripeto, non soddisfatti, perché abbiamo già intuito che anche gli emendamenti che chiedono maggiori stanziamenti saranno respinti. Insisteremo in ogni opportunità di legge perché i finanziamenti inseriti in questo provvedimento siano ulteriormente estesi e affinché le stesse regole che vengono messe a tutela degli agrumeti caratteristici siano estesi anche per le altre coltivazioni che ho poc'anzi accennato. Grazie.